Ciao ragazzi, sono Christian e lui e Dante, forse già lo conoscete dalle stories. Siamo qui sul lungomare di Rimini, siamo venuti a fare una passeggiata e volevo parlarvi di una cosa. Praticamente, ultimamente, già da qualche mese ho deciso di comprare un camper. Quindi ho cominciato a guardare sulle varie piattaforme, Subito, Marketplace, i gruppi di Facebook, un po' da tutte le parti e ho capito una cosa. Praticamente, fuori dopo la pandemia, quindi dopo questi ultimi 3 anni, 3-4, adesso non mi ricordo bene quando è iniziata, i prezzi dei camper hanno subito un incremento vertiginoso, che per l'amor di Dio, se devi vendere, ben venga, ma se devi comprare come me, insomma, non è proprio un gran periodo. Quindi mi sono ritrovato a vedere annunci di camper dell'89, 88, 90, con 160-180 mila chilometri, con prezzi da 10.000-12.000 euro. Anche non proprio tenuti benissimo, insomma. E allora mi sono detto, andiamo a vedere quanto costavano nuovi. Beh, sono andato a vedere quanto costavano nuovi. Se compravi un camper nel 90, lo pagavi 30 milioni di lire, 35 milioni. Il top che potevi trovare arrivavi a 50 milioni di lire. Quindi mi viene da dire che se uno ha comprato un camper nel 90 e se l'è tenuto fino a oggi, beh, bisogna che lo vendi perché i soldi che prendi quest'anno non li prendi più. Ciao a tutti ragazzi.